Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV in una giornata decisamente anomala per la Toscana e anche per il territorio aretino, anch'esso toccato da alcune precipitazioni che, seppur per qualche ora, hanno insomma spezzato davvero questo caldo torrido che ormai ci attanaglia da diversi giorni. Una giornata dunque dove abbiamo visto la pioggia, ma dove purtroppo c'è stato anche un incendio, in questo caso nel comune di Castelfranco Pian di Scole. Fiamme sospinte dal vento hanno raggiunto un bosco di querce misto a pini. Sul posto si sono portate 25 squadre di volontari dell'antincendio Boschivio, operai forestali e vigili del fuoco, coordinati da 5 direttori delle operazioni che hanno operato esclusivamente con attrezzatura manuale per creare delle staccate, cioè delle fasce di terreno completamente prive di vegetazione in prossimità proprio dei punti in cui le fiamme erano state arginate. Un lavoro molto impegnativo che andrà avanti, ci dicono, dalla sala operativa regionale fino a domani mattina. E adesso invece parliamo di quanto accaduto all'interno dell'area ex Lebole. Il servizio. Ancora un episodio all'interno dell'area ex Lebole che racconta del degrado che questa zona, ex zona industriale, vive ormai davvero da tanti anni. Una donna è rimasta ustionata in un episodio che è ancora da chiarire. È successo intorno alla mezzanotte. La donna, una 38enne, è stata colpita da un ritorno di fiamma con alcol etilico. I mezzi dell'emergenza urgenza sono intervenuti con un'auto medica e un'ambulanza della Croce Bianca. La donna è stata accompagnata in codice giallo al centro ustionati di Pisa, ha riportato ustioni di secondo grado sul 20% del corpo. La zona, che oltre 30 anni fa ospitava la storica fabbrica del tessile Lebole, è di proprietà dell'imprenditore pistoiese Marco Carrara. Io l'ho vista quando lavoravano tutti, delle 5.000 persone. Certo. Però questa è la storia. Che si facciano qualcosa, poi vieni dalla costella, c'è l'accordo qua vicino, non ci facciamo una bella figura. Poche settimane fa proprio Carrara aveva voluto raccontare alla città il motivo di 22 anni di abbandono. Ha parlato di promesse non mantenute, progetti che sono stati fatti naufragare. Al contrario, il sindaco Ghinelli aveva invece annunciato possibili investitori per un centro commerciale direzionale. Nessun contatto, ha precisato Carrara, siamo pronti a spiegare in consiglio comunale come andare avanti. Intanto l'area è nel pieno del degrado e diventa rifugio di fortuna per chi vive ai margini. Ecco, come vedete qui abbiamo un lucchetto che ovviamente tiene chiusa la recinzione dell'area ex Lebole. Più volte è stata chiusa quest'area, ma puntualmente i cancelli vengono riaperti e le persone entrano ed escono facilmente, come ci raccontano gli imprenditori che hanno le attività in questa zona. Entrano poi escono fuori. Sì, comunque ci sono persone, quelle che non lo so, stanno dentro o cosa fanno. Insomma, ha visto anche a volte intervenire la polizia, i carabinieri? Sì, alcune volte sì. Comunque penso che 4-5 mesi fa ha visto anche macchine di polizia. È inutile, volevo dire, che facciano con l'elicottero e se non spreco di carburante. E purtroppo non cambia niente. Un 26enne è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo perché è caduto durante l'incendio che si è verificato ieri sera a Monte San Savino in un magazzino. Nessuno dei presenti è stato raggiunto dalle fiamme o è rimasto intossicato, ma il 26enne è appunto caduto nel tentativo di mettere in salvo alcuni macchinari. Soccorso dal 118, sul posto un'ambulanza della Misericordia di Monte San Savino, i vigili del fuoco del comando di Arezzo, un'ambulanza della Croce Rossa di Arezzo in appoggio per le operazioni di spegnimento e di bonifica della zona. Parliamo adesso invece dell'arrivo dei migranti richiedenti asilo all'ex hotel Trucciolini. Questa mattina, come richiesto da residenti e commercianti, una riunione in prefettura. In arrivo i primi 16 richiedenti asilo all'ex hotel Trucciolini di Arezzo. La notizia aveva suscitato polemiche tra i residenti e i commercianti della zona, che hanno chiesto e ottenuto una riunione presso la prefettura di Arezzo.
Ad incontro concluso è il vicario del prefetto a rassicurare che la situazione è tranquilla. La popolazione, ci racconta, è stata rassicurata. Al momento arriveranno migranti che hanno già un percorso di integrazione avviato. In tutto la struttura potrà ospitare circa 50 persone. Siamo disponibili, continua il vicario, ad un confronto costante con la popolazione. Dobbiamo però anche ricordare che questa non è l'unica struttura che ospita un CAS ad Arezzo. Nel solo territorio comunale ce ne sono 25 e ospitano oltre 200 persone. Ribadiamo la nostra disponibilità ad affrontare ogni problematica eventuale in maniera puntuale ed efficace. Un incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante e dunque la statale 73, la Senese Aretina, intorno alle 18 è rimasta chiusa in direzione San Sepolcro nei pressi di Arezzo. Sul posto squadre dell'ANAS impegnate a rimuovere i detriti dalla carreggiata per poter consentire appunto il ripristino della strada stessa e di conseguenza anche della viabilità. E allora, come dicevamo, ancora il caldo non ci lascia. Per trovare un po' di refrigerio, molti stanno raggiungendo le montagne aretine e non solo. E allora dal 118 arrivano i consigli proprio per fare delle escursioni appunto in montagna in piena sicurezza. Per affrontare la montagna, per chi fa trekking ma anche per chi fa semplici passeggiate, ci sono delle regole da osservare. Una di queste è chiaramente fare il percorso, o che sia trekking o che siano passeggiate, adeguato alla propria forma fisica e alle proprie condizioni di salute. Un'altra regola è di ricordarsi che in montagna ci sono cambiamenti di clima improvvisi, quindi possiamo partire con giornate di sole e a metà giornata esserci dei temporali improvvisi con abbassamento delle temperature, diminuzione della visibilità. Non esporsi ai fulmini, la prima cosa. Ricordiamo che un fulmine colpisce la cosa più alta che c'è in zona, quindi se siamo in mezzo a un prato, chiaramente è bene spostarsi ai bordi del prato, magari abbassarsi in modo da non essere un punto di riferimento. Se siamo all'interno di un bosco, è vero che bisogna stare lontano dalle piante, ma però siamo all'interno di un bosco, quindi cercare degli avvallamenti, degli anfratti nel terreno, delle deflessioni che ci mettano in condizione di non essere il punto più alto in quella circostanza. Se troviamo delle grotte dove proteggersi o altro, è bene che di non stare sulla porta della grotta, perché lì in questa posizione potremmo creare una specie di arco fotovoltaico, quindi è bene spostarsi leggermente all'interno dell'anfratto stesso, che sia una grotta o che sia un rifugio fatto d'altro genere. Gli interventi più frequenti per questa tipologia del 118 sono la persona che si ferisce per un abbigliamento non adeguato, quindi scarpette che non sono adatte alla montagna, e poi anche persone che si perdono nei sentieri. Infatti buona regola prima di partire per un'escursione o per una passeggiata è quella di portarsi innanzitutto sempre al seguito una cartina, una mappa dei sentieri, studiare il percorso prima con il numero del sentiero. In caso di necessità, perché non è detto che sia anche mettiamo in atto tutte le dovute precauzioni, non ci siano degli infortuni, degli incidenti, è utile avere nel proprio smartphone l'applicazione per richiedere soccorso del 112. L'applicazione del 112, che è il numero unico per l'emergenza, se la chiamata viene fatta tramite questa applicazione, all'operatore che riceve la chiamata arriveranno le coordinate GPS di dove ci troviamo, e questo per noi è un grosso, non solo per noi, ma in questo caso diventa una gestione di più enti, quindi noi, i vigili del fuoco e il soccorso alpino, riusciremo a raggiungere meglio l'infortunato. Una lettera che riceviamo e ospitiamo volentieri nel nostro telegiornale. Grazie San Donato, comincia così appunto la testimonianza da parte dei genitori di Matilde, 14 anni, una bimba che aveva perso i sensi durante la messa celebrata in Pieve proprio il giorno di San Donato, il patrono di Arezzo. La ragazza era stata subito soccorsa, ma poi
gli episodi si erano ripetuti e allora era stata ricoverata appunto nel reparto di pediatria fino ad oggi, quando è stata dimessa, fortunatamente con tutte le analisi perfette. Un doveroso ringraziamento, dico, ai genitori, un grazie di cuore al primario, al dottor Marco Martini, ma a tutta la sua equipe, fino ad arrivare alle ossa, alle infermiere, addirittura anche gli operatori delle pulizie, che hanno sempre, insomma, accolto la ragazzina e i suoi familiari con un grande sorriso. Matilde ha lasciato un disegno, lo vedete in questa foto, che appunto nel reparto di pediatria continuerà a testimoniare questo importante ringraziamento. Abbiamo parlato di caldo. Come sappiamo, il mese di luglio è stato un mese particolarmente interessato dalla siccità e sono stati allora oltre 900.000 metri cubi di acqua di Monte d'Oglio che sono stati consegnati in 30 giorni per far fronte proprio ad un mese rovente caratterizzato da temperature ben oltre la media e soprattutto senza precipitazioni. Lo certificano i consumi rilevati proprio dagli operatori del settore irrigazione del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno a conclusione della lettura dei contatori degli utenti dei 5 distretti irrigui serviti proprio dall'ente oltre 170. Periodo di agosto, periodo di ferie, ovviamente non va in ferie la sanità, ma soprattutto i bisogni degli aretini sotto questo profilo. E allora sentiamo nel prossimo servizio quali saranno le farmacie aperte appunto nei giorni che rimangono in questo mese di agosto. Le farmacie non chiudono e molte di loro, ormai la maggioranza, fa orari continuati dalle 8 alle 20. E poi ci sono quelle che fanno anche i turni notturni, le più grosse fanno i turni notturni, quindi io direi che siamo più che tranquilli e più che sicuri degli aiuti e delle coperture per qualunque necessità. Anche ad agosto le farmacie aretine resteranno sempre aperte per non lasciare mai da soli i cittadini. Un punto di riferimento prezioso per chi resta a casa, ma anche per i turisti. Certo, anche ai turisti, è ovvio, se c'è necessità si aiutano anche i turisti. Anche sul piano linguistico si cercherà di farsi capire e di capire le necessità di un inglese, di un americano, di un tedesco. Perché no? Ma non solo, nel mese di agosto è prevista una nuova distribuzione dei servizi all'interno delle farmacie comunali. Le strumentazioni per la valutazione della struttura ossea, cuore e pressione sono sottoposte periodicamente a turnazione tra le 8 farmacie della città e delle frazioni, con una nuova mappa che resterà attiva dal 12 agosto al 7 settembre. I servizi possono essere prenotati direttamente nelle farmacie interessate o dal portale delle farmacie comunali di Arezzo. La farmacia dei servizi sta decollando sempre più velocemente, ci sono sempre più esami che potremo fare. Sto prevedendo, perché il mio difetto iniziale è ad essere un medico, quindi non posso fare a meno di entrare in argomenti di medicina e quindi di aiuto alla popolazione, perché in questo momento la parte pubblica, e per motivi di carenza di personale, per motivi di vario tipo, non può riuscire a rispondere a tutte le necessità della popolazione. Quindi io dico, noi farmacie cercheremo di sostituire quello che non riesce l'ospedale e la parte pubblica a fare. E adesso vi raccontiamo una storia davvero particolare che fa tappa nella montagna degli Aretini, la montagna di Poti. Sentiamo. La carovana sono gli asini, Toni, e Aurora Alba e la cana bianca Amapola e Carlo. Una carovana del tutto speciale, lei svedese, lui ligure, dalla 2016 camminano a piedi assieme a due asini e al loro cane. Noi siamo in questo cammino più come una conseguenza molto organico, perché eravamo già allenati, veniamo dal teatro, così non avevamo né case né auto, né così era questa cosa là era per noi relativamente facile.
Poi un giorno è nata una semplice idea: camminare da casa a casa attraversando la Svizzera, la Germania e la Danimarca sino alla Svezia. Noi avevamo fatto questa riflessione volando tante volte avanti e indietro fra Italia e Svezia, abbiamo detto no, non è più un modo sostenibile di viaggiare, come possiamo fare per viaggiare nel modo più sostenibile? A piedi, ok, a piedi, ma non da soli, andiamo con due asini, perché noi esseri umani, quando ci diciamo mettiamo in testa un obiettivo, poi a un certo punto cerchiamo di raggiungerlo il più in fretta possibile, e invece loro hanno un altro ritmo e sapevamo che ci avrebbero comunque rallentato. Arrivati a destinazione però si sono subito resi conto che quel viaggio era stato un'esperienza meravigliosa che aveva ancora qualcosa da dare. Da qui il progetto Un attimo, sto arrivando. Piangevamo, eravamo tristi perché stava per finire questa esperienza di vita. E abbiamo semplicemente detto non sta finendo, ma è appena cominciata, e quindi da lì siamo diventati di conseguenza nomadi e continuiamo a camminare con Tony Alba dal 2016. Quanti chilometri avete percorso? Oh, non contiamo più i chilometri. Abbiamo smesso, mi sa che abbiamo fatto più o meno 2600 per arrivare in Svezia. Nessuna meta programmata, la carovana si alza e cammina. Bussa alle porte e chiede ospitalità, foraggio e fieno per i due asinelli. Avendo una meta va benissimo, ma poi non fermarsi su quello, perché la strada per arrivare là succede tantissime cose. È quello che siamo diventati anche per necessità, anche. Quasi sempre è così che arriviamo nel posto giusto per noi. E questa è una cosa bellissima. Sì. In spalla abbiamo la nostra casa come lumachine, abbiamo circa 115 kg di casa distribuiti fra noi e gli asini, è quello che abbiamo. Questo diciamo è una forma di accampamento, abbiamo un recinto portatile per loro perché cerchiamo di tenerli sempre liberi di pascolare, quindi cerchiamo per la sera, quando dobbiamo fermarci, un prato, un posto dove possiamo mettere il nostro recinto. Abbiamo una tenda. La priorità sono loro, perché noi dobbiamo trovare un posto adatto per loro ogni giorno. E quando loro stanno bene, ci possiamo rilassare anche noi, stiamo bene anche noi. Arrivata ad Arezzo, la carovana non poteva che trovare accoglienza alla Fattoria in Cammino, un luogo magico sull'Alpe di Poti, dove vivono altri quattro asinelli, Mina, Olmo, Mirto e Neva. Un cammino che adesso sarà difficile da interrompere. In un futuro, perché si cammina quando stai bene, no? Anche quello è... In un futuro forse dobbiamo fermarci. E là dobbiamo pensare alla... Come possiamo fare... Diciamo... Portare dentro il nomadismo nella stanzialità. E fare la stanzialità un po' nomade. Non abbiamo capito bene come si fa, ma arriverà. È tutto pronto per la sesta edizione del Vintage Festival. Domani pomeriggio alle 17, con l'accensione delle luci, prenderà il via l'evento a Castiglion Fiorentino, che trasformerà le strade della città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per oltre 100 artisti, tra musicisti, disc jockey e ballerini. Nel cuore dell'evento ci sarà anche un vintage market strabiliante, con tesori autentici e chicche uniche, dicono dall'organizzazione, da portare a casa per farli diventare appunto parte di questa storia. Il Vintage Festival, come dicevamo, prenderà il via proprio domani, 14 agosto, fino al 18. Adesso invece facciamo un passo indietro, torniamo alla notte di San Lorenzo, una notte davvero magica, quella che hanno vissuto gli oltre 3.000 spettatori alla Pieve di Romena. Sentiamo perché. Quante volte li abbiamo seguite, quelle luci silenziose, come marinai sulla rotta di un mare senza porti. Quante volte le abbiamo interrogate? Quanto futuro abbiamo chiesto ai nostri segni zodiacali? E quanti desideri segreti abbiamo affidato a una stella cadente? Quei punti luminosi sopra le nostre teste non sono poi così distanti. Basterebbe guardarci dentro. Sono le poche cose che contano. Sono le
concerto alle stelle nella notte di San Lorenzo a Romena. Simone Cristicchi e Amara, di fronte ad un pubblico di circa 3.000 persone, hanno regalato un evento unico al loro amato casentino. Non sono il senso, la ragione, il motivo, la destinazione. Nel segno della musica, in un ambiente naturale mozzafiato, è stata questa la proposta della Fraternità di Romena, organizzata nel grande prato della Pieve Romanica, con una meravigliosa vista sul Casentino. Sono stati accompagnati da OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, diretta dal maestro Walter Sivilotti. Sì, per noi è sempre davvero un piacere, ormai sono tanti anni che collaboriamo con Simone Cristicchi e anche con Amara. Sono due artisti veramente per noi speciali e ci siamo legati veramente in un'amicizia e in una collaborazione molto forte, e stasera è stato insomma molto molto gratificante per tutti, credo si è visto nel palco, ci siamo divertiti, siamo stati molto uniti e abbiamo fatto bella musica insieme. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta, per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta, e siamo noi. Benedetta. Ed infine chiudiamo parlando di podismo. Ieri, con una temperatura che comunque sfiorava i 38 gradi, si è disputata presso il santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino, nell'ambito proprio dei festeggiamenti della Madonna che è patrona dell'autostrada, la nona edizione del circuito delle Vertighe, la gara podistica organizzata dal comitato festeggiamenti in collaborazione con l'Unione Polisportiva Policiano, ha ottenuto un grande successo, oltre 200 partecipanti da tutta Italia. Oscar Cassi dell'Atletica Calenzano ha trionfato per il settore maschile, Marcella Monicchi invece per il settore femminile. Nei veterani la vittoria è andata a Gabriele Giachi. Il prossimo appuntamento sarà con il Grand Prix giovedì 22 agosto alla Corrilerchi, appunto a Città di Castello. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, noi vi lasciamo come ormai abbiamo già anticipato nelle scorse edizioni per tutto il mese di agosto alle 21, vi faremo compagnia con le puntate della nostra trasmissione Fattore di Storie di Donne, realizzata in collaborazione con Pronto Donna, il centro antiviolenza di Arezzo. Grazie e buona visione.